La stazione di Palermo Lolli, sita nella centralissima via Dante, entrò in servizio il 28 ottobre 1891 come stazione terminale della linea Palermo-Castelvetrano-Trapani, gestita dalla società della Ferrovia Sicula Occidentale. Questa tortuosa linea, che collegava la città alle aree agricole della Sicilia occidentale, era utilizzata più per il traffico merci che quello passeggeri. Nel 1891 venne inaugurata la stazione Lolli, che insiste sulla sede del cantiere di costruzione della linea. La stazione prese il nome dalla via Lolli, sulla quale sorgeva. Uno conservò tale nome anche dopo il 1910, quando la strada venne ribattezzata via Dante. Nel giugno del 1974 venne aperta la nuova stazione di Palermo Notar Bartolo e da quel momento la stazione Lolli perse il suo utilizzo per il servizio passeggeri e rimase, ma per un breve periodo, venendo utilizzata solo per il traffico merci. Di lì a pochi anni venne definitivamente chiusa. Rimasta in abbandono per molti anni, nel 2006 la stazione è stata venduta dalla società di gestione Ferrovie Reale Estate, del gruppo FS, a un raggruppamento di società private che ne hanno progettato la trasformazione con la creazione di una sezione adibita a Museo delle Ferrovie. Il 22 febbraio 2008 all'interno dell'area di pertinenza della stazione è stato inaugurato il cantiere del passante ferroviario urbano della città di Palermo. Nel febbraio 2016 è stata inaugurata la stazione metropolitana Lolli, che sorge al di sotto della vecchia stazione. La nuova stazione, fermata di Lolli, del tutto indipendente ma con accessi in prossimità della stazione storica, venne attivata il 14 febbraio 2016 e inaugurata il 16 febbraio successivo. È servita dai treni del servizio ferroviario metropolitano, cadenzati a frequenza semioraria.